Grazie a Don Bruno. Sono d'accordo, ci tornerò soprattutto su tre chiavi di interpretazione. La prima è il discorso della gratuità. Io credo che in un mondo che è tutto dato nelle mani non tanto della finanza, quanto dell'avidità della finanza, è un termine che usò Barack Obama nel primo discorso di insediamento alla Casa Bianca, parlando di avidità. E poi vedremo perché e come risponde, in particolare in questo testo che vi raccomando, l'avrete già letto. Merita di essere letto e meditato, è anche un modo per assumere un punto di vista di fronte a tutta la grande tradizione della dottrina sociale della Chiesa, la evangelicale. E questo discorso della gratuità, io credo ci sia un bisogno imminente di riscoperta e di pratica gratuità, che non è una modalità attraverso la quale il volontariato fa quelle cose che altrimenti costerebbero all'amministrazione molto di più. Uno dei guai del volontario è incontrare troppo spesso un assessore e che quindi il rapporto sia quello dell'abbattimento dei costi. Per carità, c'è una ragione storica, uno dei primi libri che affrontò il tema fu quello di Klaus Hoffe sulla crisi fiscale dello Stato dalla quale discendeva il volontariato. I tedeschi sono pallosi, ma in genere vale la pena di leggerli perché ti dicono alcune cose. La gratuità rispetto a questo. Io mi sono tante volte interrogato. La gratuità, Madonna povertà di Francesco, guardate, che non è che ti faccio la cosa a gratis, come si dice al mio oratorio di Sesto San Giovanni, è che ti do un impegno tale che se dovessi pagare non ce la faresti. Non è uno sconto la gratuità. È una intensità della comunicazione e del rapporto tra le persone che non apprezzo e per questo te lo posso soltanto donare. Ecco, girano delle idee di un buonismo del cavolo, per usare un termine molto francese, molto scientifico, che non danno ragione, ecco, delle cose che stiamo vivendo e di come dobbiamo vivere. Quindi mi importava molto sottolineare questa cosa. Le altre due cose le riprendo dentro il discorso. Questo l'ho detto subito perché avevo paura poi di dimenticarmene nel corso delle cose che vi voglio dire. Che abbiamo assegnato questa sera, che è una delle frasi, tra l'altro questo è un libro pieno di esclamativi, cosa non abituale nel lessico della dottrina sociale della Chiesa. Così come ci sono parole inventate, o almeno non traduci, la disequità non c'è, è una parola meticcia tra l'italiano e lo spagnolo. Io avevo un amico, Custer, che è stato anche ambasciatore dell'Argentina in Vaticano e che era un grande sindacalista sudamericano, il quale mi diceva: Giovanni, io non parlo con te né l'italiano né lo spagnolo, parlo l'italiolo, che era un misto di italiano. Le trovate queste frasi nel lessico? Emesse per iscritto, quindi non gli scappano così come scappava, mi correggerete a metà strada tra il latino, il polacco e l'italiano,
tipico di Giovanni Paolo II, no, proprio inequità, primeape, tutte cose che non ci sono, che sono intraducibili e che finiscono dentro questo lessico. Quindi una modalità di approccio anche in questo senso molto, molto originale. Un Papa che, ricorderete, si presenta da subito alla loggia in San Pietro con un buonasera, adesso ti darà anche buon appetito, ecco. Ma e che al di là di questo ingressa, come dire, da galateo popolare, poi fa una cosa invece totalmente inabituale. Si china e prima che io vi benedica, voi chiedete allo Spirito che benedica il Papa. Questa secondo me è una chiave di interpretazione per tutta una serie di problemi, di demitizzazione dei ruoli, e che comporterà, è una cosa secondo la quale incominciare a pensare, altre demitizzazioni. Cercherei di interpretare, non so cosa ne verrà fuori, però anche il ruolo della donna nella Chiesa lo vedrei più da questo punto di vista, e quindi probabilmente una demitizzazione di un certo clericalismo piuttosto che un'acquisizione paritaria all'interno di un rapporto clericale tra i pastori e il popolo di Dio, che sarebbe una modalità molto veterofemminista e non abbastanza radicale. Quindi avremo altre sorprese, da questo punto di vista. Quindi un Papa che ti sorprende e che poi continua a sorprenderti, invece di salire sulla limousine va sul pulmino, paga il conto e così via, con un problema: ormai è passato un anno, no? Che non è uno stile esibito per stupire, per patire bourgeois, no, no. Ci crede proprio, perché prima o poi altrimenti avrebbe già cannato. Se assumi uno stile perché è nella comunicazione, perché è didattico, prima o poi ti prendono in castagna. Questo secondo me non accade, non è accaduto e non accadrà, perché c'è questo vissuto mio giudizio. Papa Francesco non è un progressista, è un radicale evangelico, che è un'altra cosa, e quindi in questo senso la critica dell'Evangelo e rispetto al linguaggio, rispetto ai comportamenti, rispetto alla realtà è destinata ancora a stupirci. Non ho pensato che la cosa migliore fosse tenere questo testo di riferimento, perché mi sembra veramente la summa. Il Papa vende, vedete che subito questo capitalismo è di una voracità veramente incredibile, anche quello editoriale. Dovendo interpretare la crisi, pensate cosa vi sto dicendo, ho tornato spesso a una frase del manifesto del Partito Comunista del 1848, dove credo Marx, non Engels, dice: tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria. Questa capacità di cambiare tutte le cose, di trasformare tutto e di trasformare tutto in finanza, per esempio, in denaro e nella sua vita. Tutto ciò che è solido si dissolve. Guardate, questo è un, per dire un verso, una frase che un grande autore americano, Marshall Berman, un newyorkese, ha ripreso come titolo, All That Is Solid Melts Into Air, di un libro che è del 1996 e che credo sia il miglior testo sulla globalizzazione.